Oggi la focalizzazione è sul tema delle competenze per la sostenibilità e la cittadinanza globale, che sono competenze, diciamo, assolutamente fondamentali per il futuro del paese, il futuro soprattutto degli studenti e delle studentesse italiane, e su cui ancora diciamo, il paese, la scuola italiana non ha elaborato una strategia. C'è, come sapete, la legge 92 sull'educazione alla cittadinanza, che però non ha ancora definito esattamente dove vogliamo andare per quel che riguarda sostenibilità e cittadinanza globale. Quindi è importante riflettere e definire linee guida su questo processo di sviluppo di competenze, che è assolutamente fondamentale per le future generazioni. Beh, sicuramente dando molto e chiedendo molto, nel senso, dando molto vuol dire dando retribuzioni più elevate, dandole soprattutto con una prospettiva di crescita, cosa che oggi non c'è, degli stipendi nel corso della vita lavorativa di un insegnante, però chiedendo anche sostanzialmente non solo l'adeguamento degli stipendi a livelli europei, ma anche che gli orari di lavoro degli insegnanti si adeguino a livelli europei, quindi comprendono attività che molti insegnanti già fanno, ma fanno sostanzialmente a casa, e con una serie di passaggi di carriera che aiutino ad attrarre nel mondo della scuola i laureati migliori, più ambiziosi, più vogliosi di mettersi in gioco e di sfidarsi. I risultati INVALSI sono un elemento, diciamo, del giudizio complessivo, ma non possono essere, lo sappiamo dall'esperienza degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, di molti altri paesi, l'unico metro su cui giudicare l'operato di un insegnante, proprio perché, come diceva, l'insegnamento è un'attività di squadra, quindi attribuire il progresso, diciamo, dei test degli studenti a un singolo insegnante è metodologicamente scorretto, oltre che molto complicato da un punto di vista statistico. Quindi la valutazione deve essere una valutazione veramente a 360 gradi. Per esempio, una cosa secondo me molto importante che c'è in altri paesi è quella dell'osservazione in classe di come i docenti insegnano, perché specialmente oggi gran parte della formazione deve essere rivolta alla metodologia didattica, non solo alla conoscenza della materia. Ovviamente, diciamo, come interagiscono con i loro colleghi, come interagiscono col mondo esterno, i genitori, il rapporto con i presidi. Quindi una valutazione, diciamo, olistica sostanzialmente del lavoro dei docenti. Ma diciamo che il futuro ministro dell'istruzione ha una strada molto segnata, per certi versi per fortuna, perché fa parte dei impegni che il nostro paese ha preso con l'Unione Europea per garantire il finanziamento che in confronto della scuola comunque si aggira sui 20 miliardi, quindi, diciamo, non mi aspetto che ci siano scarti rispetto al sentiero segnato dal PNRR, quindi le partite chiave sono ovviamente dare attuazione alla legge sul reclutamento dei docenti, il tema della formazione, che è tutto da costruire, il tema ovviamente dell'orientamento, su cui per il momento, diciamo, il lato Ministero dell'Istruzione si sa ancora poco, e la riforma degli istituti tecnici e professionali, che è abbozzata, diciamo, nel decreto aiuti ter, ma è solo abbozzata, quindi va data anche in questo caso piena attuazione. Questi sono i temi definiti nel PNRR. Poi chiaramente ci sono dei problemi da cui nessun ministro può scappare, ad esempio il calo demografico e direi soprattutto l'inadeguato livello di apprendimento dei nostri studenti e delle nostre studentesse, in quel concetto, diciamo, di dispersione implicita sviluppato dall'INVALSI, che ci pone in ritardo rispetto a molti altri paesi europei.